Perché se io non avessi avuto 6 nelle altre materie, il crollo non sarebbe stato così clamoroso. Signori, oggi non sarà il solito video divertente, ironico contro la scuola. Oggi sarà un video... Ma perché c'è Alessio? Lui c'è sempre. Ti sputo in bocca. No, che poi pare brutto. Tu sputi o ingoi? Io so. Mi stavi per inculare e mi sono fermato. In realtà non c'è proprio niente da dire, perché se avete letto il titolo, e mi pare anche scontato dato che se era il video non lo aprivate, perché ormai devo scrivere Tuziago Pelata si mette a pecorì per farvi aprire un video, non è una cosa proprio bellissima. E allora bella ragazzi, bentornati sul mio canale. Ho urlato in maniera importante perché oggi il morale va alzato, ma neanche troppo in realtà, perché noi siamo sempre un po' autistici, siamo sempre felici di essere qui. Allora bentornati con questo nuovissimo episodio della Scuola Fa Schifo, con questo episodio particolare, episodio che in realtà avrei preferito non fare, ma thanks are dick, no? Perché chiaramente non è detto, a volte dice anche la verità. Ma non ti fa neanche uno schifo a dire queste stronzate. In un video poi, in un video. Devo alzarmi il morale. Ci sta gente che ti segue e sente queste puttanate. Con quella pagella uno il morale se lo deve alzare. Da qualche giorno, almeno nella mia scuola, sono uscite le pagelle. E vabbè, comunque ditemi anche se le vostre pagelle sono uscite. Fatemi sapere qui sotto con hashtag pagella la vostra. Insomma, fatemi sapere come sono andate, se bene o male. Nel mio caso diciamo che la pagella... poteva andare meglio, ma nettamente. Il problema è che quest'anno, come sapete, io ho la maturità, quindi mentre gli altri anni potevo anche permettermi qualche insufficienza al primo quadrimestre, che poi non mi sono mai risparmiato e per coerenza l'ho portata anche al secondo, quindi apprezzate gli sforzi. Quest'anno era importante un impegno maggiore, magari con tutte sufficienze minimo oggi, per poi alzare i voti avvicinandoci all'esame. La verità ragazzi è che sono nervoso. Sono nervoso perché mi tolgo la camicia. Cioè non è che sono nervoso perché mi tolgo la camicia, semmai mi tolgo la camicia perché sono nervoso. E perché sono nervoso? Perché raga, purtroppo la pagella non è andata bene, a parte gli scherzi. Adesso però ve la vado a rielencare in maniera, insomma, con enfasi non indifferente. È questa qui. E allora io non so se è il caso di continuare questo video, quindi se Gianni mi mandasse una musica introduttiva che non fosse i puffi, grazie. Siamo qui per leggere questa pagella, però volevo fare una premessa. No, giusto perché voglio creare qualche alibi, no? No, a parte gli scherzi, quest'anno mi sono impegnato parecchio e voi direte, se vabbè tutti gli anni dici la stessa cosa. È vero, però quest'anno mi sono impegnato, ma l'errore mio è un problema che io ho in maniera costante ed è appunto la costanza. Non riesco a mantenere un certo livello, l'ho fatto in passato, l'ho fatto anche quest'anno. Noi abbiamo cambiato tantissimi professori nel corso degli anni e quindi questo può essere davvero un alibi sensato, nel senso che in materie importanti come greco, ad esempio, se cambi 4 professori in 5 anni, l'anno scorso hai 7 alle versioni e quest'anno prendi 3, potrebbe esserci un problema, che non è per forza del prof, anche perché il prof so che sta guardando questo video, io gli mando un salutone importante. No, a parte gli scherzi, non è sicuramente colpa del professore, anche perché il professore, oltre ad essere proprio un grande, ha le sue ragioni per mettermi... non in pagella, almeno in pagella vi spoilero che ho preso 4 in greco. E il problema principale è che poi greco è materia d'esame, cioè in seconda prova c'erano 50 e 50, abbiamo detto che esce secondo voi? Greco o latino? Ma soprattutto secondo voi l'eventuale materia che esce sarà interna o esterna? È uscito greco, esterno. Il problema è che io ero convinto di avere greco soltanto, perché avevo soltanto greco. Poi non è che avessi 8 nelle altre materie, avevo qualche 6. Ed è questo che m'ha inculato. Perché se io non avessi avuto 6 nelle altre materie, il crollo non sarebbe stato così clamoroso. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, partiamo dalla prima materia che... è italiano. E allora io in italiano ho sempre avuto voti alti perché semplicemente sono bravo a scrivere, mi piace comunque come materia, mi piace anche studiare letteratura, poi non sempre, dipende cosa si fa, però tendenzialmente sì. Soltanto che questo nuovo professore, che è di italiano, greco e latino, infatti io nel lontano video di inizio anno vi dissi, in pratica vedo più lui che mia madre durante la settimana. Quindi con questo non voglio dire che sia colpa sua, semplicemente se in 4 anni ho avuto un metodo di studio non è facile cambiarlo in 6 mesi, perché lui chiaramente, venendo dalla scuola pubblica, per chi non lo sapesse faccio la privata, ha un giudizio molto più tosto, più duro, giustamente poi, forse. La media usciva più o meno sul 5,5, perché non avevo 6 preciso prima, usciva comunque sul 5,5, fatto sta che lui è venuto da me e mi è piaciuta la scena. Mi si avvicina col sorriso, meraviglioso come al solito, e mi fa: ehi, che me devi dire? No, praticamente, come sai, insomma, io ieri c'è stato il consiglio e ti ho dato italiano. Che? Ma no, vedi, non te la prendere, alla fine non voglio che ci rimani male. Io pensa, potevo non dartelo, ma ho deciso, ho preferito dartelo. Sì, infatti la scena è stata più o meno questa, perché non ha, cioè, un professore di solito si avvicina, quando vuole comunque aiutarti, quando ti viene a fare questi discorsi, se vuole fare l'infamata non te li fa questi discorsi, però tendenzialmente quando si avvicina ti fa: guarda, io ho preferito non darti il debito perché comunque avevo possibilità di non dartelo, quindi ti ho voluto aiutare, tra 6 mesi all'esame. No, invece lui ha fatto il contrario, cioè mi ha sbattuto. Io però ho apprezzato l'onestà. Ho apprezzato l'onestà, caro prof, quindi veramente la ringrazio, perché mi si è avvicinato e ha detto: guarda, io voglio darti il debito. Allora sei un grande, non specifichiamo grande cosa. Passiamo al latino, latino 6, e latino anche me lo fa lui, semplicemente qui fortunatamente non si è creato il problema di italiano, però al tempo stesso c'è sempre quel piccolo particolare che lui vuole di più per mettermi un voto più alto, e quindi 6, minimo sindacale, però almeno è sufficiente. Greco 4, come vi ho detto prima, non poteva essere di più, cioè greco c'è proprio nulla da dire, perché ho preso 2-3 alle versioni, come vi stavo dicendo prima, 2 versioni, 2-3, ho preso l'ultima 4,5, ho alzato. Passiamo a storia, in cui ho preso 7, mentre in filosofia, che ho 6, ho preso un solo voto che era 6,5, ma che era ottimo, perché non ero neanche contentissimo del voto, perché comunque per 6,5 io tendenzialmente non sono comunque uno che si accontenta, anche se questa pagella direbbe il contrario. Era un argomento talmente difficile che siamo passati da io che ci stavo, tra virgolette, male per il voto che era 6,5, al prof che mi rincuorava dicendomi: sei uno dei pochi che ha preso la sufficienza. Adesso signori, arriviamo a una mia vittoria personale magnifica. Io saluto il mio affettuosissimo prof di matematica, Andrea Pugliese89, seguitelo su Instagram. Mi limito a farvi leggere la differenza tra il pagellino, perché come vedete c'è scritto 4, e la pagella, dove c'è scritto 6! Sì, effettivamente non è che sia proprio bello risultare per un 6. Però è matematica, raga, cioè adesso voglio capire tra di voi, tra quelli umani, perché poi se mi dite: guarda, io sono disumano, faccio solamente quello nella vita, quindi non è proprio giudicabile. Però anzi, non ditemi, questo nelle schede, come andate in matematica? Come vai in matematica? 8. E devi morire. Se in matematica tendenzialmente non sono forte, figuratevi in fisica. Soltanto che in fisica, ragazzi, io ho una professoressa che mi fa anche un po' tenerezza, poverina, perché cioè non ha nulla di sbagliato lei, soltanto che è una di quelle professoresse, non so se mi capite, che fa fatica a tenere la classe, no? Perché comunque è buona proprio d'animo, e quindi spesso anch'io, e qui penso sia forse un caso epocale, chiedo scusa pubblicamente, perché in realtà io sono uno che in classe si comporta molto bene, sto tranquillo, non faccio casino, ma con lei ogni tanto mi parte la brocca e addirittura la prendo in giro, quando, poverina, ripeto, non dovrei fare questa cosa, però appunto comportandomi neanche troppo bene nei suoi confronti, impegnandomi 0 nella sua materia, ho 6, perché comunque alla fine è 6. Quindi passiamo a storia dell'arte, materia in cui noi abbiamo un professore meraviglioso, perché lui quando ti interroga non ti interroga, tu ti metti lì, ti fa una domanda e se dà la risposta da solo, e quindi in arte ho 7. Procediamo con la prossima materia, che in realtà è una materia molto importante, ma secondo il mio punto di vista non serve a nulla farla a scuola, ed è inglese. Io poi metto subito le mani avanti, non sono un fenomeno in inglese, infatti ho 6. Però il problema è che, cioè, l'inglese è importante, ma è importante proprio nella vita. E comunque so che da inizio video che voi state aspettando quella materia lì, perché i più attenti hanno detto: beh, ma adesso abbiamo tutto, no? Latino, greco, matematica, italiano, tutti qua pelata. Ma scienze? Ecco, scienze farite. cioè lo dico subito, poi non è vero, cioè se ve pari da voi, bene, a me non mi ha fatto ridere il debito in scienze. In scienze il mio andamento si è differenziato tra l'orale e lo scritto, perché primo compito in classe sono riuscito a prendere 2. Sono riuscito a prendere 2, che infatti io saluto anche la mia professoressa, noi abbiamo iniziato con il piede giusto, perché l'ho vista una volta e mezzo prima del compito in classe, in cui mi si è mangiato io, cioè tipo una volta ho tardato 30 secondi dalla ricreazione, sono in classe, buongiorno professoressa, siediti! Ah, va bene, non volevo. Quindi diciamo che il nostro rapporto, ecco, per questo motivo non è che sia iniziato proprio alla meraviglia. Anche se poi andando avanti piano piano le cose sono migliorate, anche dal punto di vista didattico, soprattutto dal punto di vista didattico. Mi sono preparato tantissimo per la prima interrogazione, ho studiato proprio notte e giorno. Arrivo a scuola, proprio che ero carico, no? Sono alla prof tutto col sorriso, tagli che oggi vi faccio vedere, faccio un'interrogazione che per me era andata in maniera eccellente. Al momento del voto lei mi guarda e mi fa: vabbè, guarda, te lo dico, ti metto 6, ma è un po' striminzito, eh. Ho detto, sei striminzito, mo non faccia. Che ho recuperato? Niente. Infatti ero molto alterato quel giorno, però va bene, andiamo avanti. Passa qualche settimana e arriva il momento di un'altra interrogazione. A quel punto io ero molto teso quel giorno. Mi ero preparato, sì, per carità, anche abbastanza bene, perché altrimenti sarei stato un idiota. Quindi mi preparo, vado all'interrogazione, parto nervosissimo, nervosissimo, voi non potete capire. Infatti, cioè, mi veniva da ridere, però ero tipo, non riuscivo a parlare, inceppavo, mi confondevo mentre parlavo. Poi però a un certo punto, con estrema calma, mi sono messo lì, ho fatto una signora interrogazione, la prof mi ha guardato proprio meravigliata, mi guarda e mi fa: ti metto 8, complimenti. Mi serviva come il pane, e poi comunque 8 a scienze mi serviva, ok, ma non è semplice da prendere, almeno per me, cioè io ce litigo con sta materia. È arrivato il momento dell'ultimo compito in classe, e quindi attenzione, si torna a parlare di scritti. Scienze, la prof viene da me e mi fa: guarda Fe, mi raccomando, che non hai ancora recuperato scienze. Io me la sono guardata come cazzo è possibile, ho preso... Però no, era vero effettivamente, perché non avevo ancora una media sufficiente, quindi mi serviva almeno un 6. Prendevo 6 e lei mi ha promesso: ti metto 6 in pagella. Allora ho detto: dai, 6 non lo posso non prendere. Mi sono chiuso proprio sui libri, ho fatto l'una di notte, mi sono svegliato alle 6 di mattina, arrivo in classe, faccio il compito, è andato di merda. Quindi chiudendo con educazione fisica, nella quale ho 9, buono come il pane, e comportamento in cui ho 8, perché ho detto sono abbastanza tranquillo, avrei forse potuto avere anche 9, soltanto che mi hanno spiegato che il comportamento va anche con le assenze, io le assenze, come avete detto in pagella, insomma non ne ho fatte pochissime, ho queste 3 insufficienze. Porco tutto. Comunque, scherzi a parte ragazzi, adesso ci abbiamo riso, scherzato, spero che questo video vi abbia fatto ridere fino a qua. Adesso però volevo essere un pizzico serio con voi. Ci ho pensato, non mi andava di fare un video serio dall'inizio perché sarebbe stato palloso. Però la situazione è grave per il momento. È grave perché ho la maturità, perché ho obiettivi ambiziosi, sinceramente. Voglio uscire con voti abbastanza alti. E quindi quello che voglio dire a tutti voi, indipendentemente dalla mia pagella, perché io se mi ci impegno e se vengo ripagato dai risultati, ci metto 1 mese e mezzo a recuperare queste materie e ad arrivare a 8 in tutte. Purtroppo, un po' perché sono sempre stato quello bravo non si applica, un po' perché c'ho un sacco di impegni al di là della scuola. La scuola deve comunque essere prioritaria, capiamoci. Dovete dare importanza allo studio, perché vi apre tantissime porte. Io ne ho conosciute delle persone che hanno talento, e voi me lo dite spesso, soprattutto sotto la carriera: sei un grande, bravo nella telecronaca. Però è importantissimo anche lo studio, perché determinate persone, quando esci dal contesto scolastico, se non esci con voti adeguati, neanche te guardano. Poi non è un discorso che ha per forza senso, spesso tu esci con voti alti e non ti guardano comunque, ma sicuramente qualche possibilità in più. Spero che anche in questo video vi sia riuscito a mandare un piccolo messaggio, che non è il messaggio che vi può mandare un vostro genitore, il vostro professore, il messaggio valloso. È un messaggio per dire: dovete farlo, fatelo bene. Now he don't talk too much, she's probably giving up,